tanto che saluto le persone principali che sono Valentina Iori, stiamo valutando il reddito di cittadinanza. Noi siamo di fronte a una platea di 6 milioni e mezzo di persone che vivono solo di disagio. Il disagio è conclamato da un reddito ISE di circa 9.500 euro. Su questo viene applicato in questa prima fase, ricordo che questa finanziaria è frutto di un contratto tra Lega e 5 Stelle, dove si sono messi alcuni punti fondamentali, alcuni hanno inizio quest'anno, ma altri avranno inizio prossimamente, ma è solo l'inizio, quindi i famosi 17 miliardi che si attivano per avere una platea e dare una risposta molto più forte, quest'anno, visto anche quello che ci sta facendo l'Europa, abbiamo deciso di fare un fondo comune per le due operazioni principali, il reddito di cittadinanza richiesto dal Movimento 5 Stelle e la riforma Fornero richiesta da Matteo Salvini, pari a 16 miliardi. 9 miliardi andranno sul reddito di cittadinanza, 7 andranno invece su quello che riguarda la riforma Fornero. Il reddito sarà sicuramente non soltanto una forma assistenziale, abbiamo pattuito nelle nostre riunioni anche iniziative che in qualche modo vanno nella ricollocazione di queste persone, tra le quali una è proprio richiesta da me che ho preso spunto, no? Prendo anche spunto prima dal professore che non pronuncio perché dopo che l'ha pronunciato la voce non riesce a farlo uguale. E dicevo che per l'appunto siamo di fronte a una situazione che prevede la possibilità di inserimento. Questa possibilità come può avvenire? L'idea che è venuta sui tavoli vari è un po' vecchia, ma che in qualche modo può dare risposta anche oggi. Se voi ricordavate bene, visto che siete tutti sindacalisti e avete affrontato la tematica dell'ammortizzatore in deroga, e l'ammortizzatore in qualche modo straordinario, ma anche purtroppo la mobilità, c'era la possibilità per le aziende di riprendere queste persone per ricollocarle e prendevano il 50% di quello che era l'assegno che andava al lavoratore nel momento che veniva ricollocato. Bene, questa è una delle proposte che noi vogliamo fare, nel senso che se una persona ha in reddito, quella parte di reddito che nel momento che viene inserito nel mondo del lavoro va a costituire un castello per l'azienda per poterlo prendere. Quindi è significativo proprio la volontà di collocare reddito, cittadinanza, lavoro. Si è scherzato divano, non divano, LSU, non LSU. La formazione è un altro aspetto importante, anche qui abbiamo portato esperienze passate ma che secondo me hanno avuto anche un'efficienza seria, che riguardano quelle del famoso SPAL in Regione Lazio, forse qui se lo ricorda meglio Luca, dove praticamente l'ammortizzatore in deroga veniva allocato con una formazione con degli albi apposta fatti per trovare appunto le necessarie formule di adeguare queste persone a una formazione costante. Quindi non sarà un reddito di assistenza, sarà un reddito di inclusione. Questo ci tengo a precisarlo perché ho sentito troppi giornali, troppe storie, troppi personaggi che in qualche modo intervengono senza avere un piano di quello che è davvero quello che noi stiamo facendo. Come sarà, secondo me, adeguata anche per lo stesso reddito anche questa riforma Fornero. Noi siamo di fronte davvero a una scelta importantissima e vi devo dire che nelle riunioni fatte tra di noi io non ho più dormito di notte, no? Perché quando noi pensavamo che una quota 100 libera poteva comprendere una platea di circa 800.000 persone significava un impatto vero sul sistema, ma non il sistema INPS come tanto ce l'ho detto, sul sistema lavorativo, perché il riempimento di queste 800.000 sarebbe stato sicuramente dannoso e quindi avrebbe creato un problema anche al famoso PIL. Ed ecco che abbiamo pattuito che per quest'anno incominciamo a smontare questa legge con la famosa quota che ha annunciato Matteo Salvini a Porta a Porta, la famosa quota del 62-38.
Questa cosa permette in qualche modo? Permette che un bacino di 400.000 persone possono, e ripeto, possono veramente aderire ad andare in pensione anticipatamente. Si chiama pensione anticipata. Permangono quei criteri che sono la vecchiaia e l'anzianità dei contributi. Stiamo ragionando sul blocco di quello che riguarda invece l'anzianità. Voi sapete tutti quanti che dal 1 gennaio sarebbe un adeguamento dell'aspettativa di vita che passerebbe da 42,10 a 43,3 mesi. Su questo un dibattito forte, proprio in questo momento era uno scambio, ecco, di nuovo, tra noi e Boeri, dove chiedeva il non adeguamento di questa cifra, e invece ci chiede un ricalcolo su quelli che vanno in pensione, raccontandoci poi in commissione che chi va in pensione con 38 anni perde dei soldi, ma questi soldi sono dovuti non alla perdita, perché noi abbiamo messo penalità, perché non ha messo nessuna penalità, ma sono dovuti al fatto che uno ha contributi per 38 anni e non ce l'ha per 43, se ce n'avrebbe 50 avrebbe guadagnato ancora di più. Questo è il ragionamento, quindi questa demagogia che oggettivamente sento sui giornali e sulle televisioni, dove ci portano a raccontare che per forza c'è una perdita o c'è una inconsistenza su quello che noi facciamo, ricordando che i lavoratori hanno il diritto di andare, ma se vogliono possono rimanere sul luogo del lavoro. Altro tema importante invece credo che abbiamo bloccato, le isopensioni. Perché le abbiamo bloccate? Perché chiediamo che quando le aziende vogliono in qualche modo riorganizzarsi e vogliono loro mandare via alcuni lavoratori, è giusto che questi lavori vadano con il massimo della pensione al loro, che è un loro diritto. Quindi, come vedete, le azioni che mettiamo in campo sono abbastanza fluide, non sono così demagogiche come vengono raccontate. Torno sul fatto delle stesse organizzazioni, perché oggi ho letto un articolo sul Sole dove sono rimasto abbastanza meravigliato. Noi, se seguivamo l'impatto che volevano il precedente governo, il precedente Parlamento, se pensavamo alla legge che in qualche modo aveva inserito nel contesto Damiano, Damiano prevedeva il 2% anno o meno, noi l'abbiamo tolto. Damiano prevedeva i contributi figurativi tolti, noi l'abbiamo lasciato in questo. Credo, e questo, guardate, io ve lo dico perché ho vissuto dei momenti, insomma, anche abbastanza drammatici, no? Perché comunque sia l'impatto sembrava davvero forte, ma questa è una volontà politica, una scelta politica che ha voluto Matteo Salvini, che è stata appoggiata anche dal ministro Di Maio, perché questo va detto a completamento di tutta questa operazione. Oggi, per esempio, vengo da un evento di Federmanager, dove sono rimasto abbastanza stupito nel primo momento, dove ci sono stati attacchi su quello che è il reddito di cittadinanza, su quello che insomma questo governo non ha creato per queste 90.000 figure che ci hanno annunciato in questi giorni di manager che sono stati espulsi dal lavoro. Allora io vi dico quello che ho risposto, ma di getto proprio, no? Perché se uno fa due conti di manca facilmente, 90.000 persone sono fuori dal mondo del lavoro, dice che oggi il problema è il reddito di cittadinanza, ma fino a ieri chi ha fatto la politica perché questi 90.000 stanno fuori? Perché non si è mai alzato la voce? Perché oggi Boccia alza la voce e non l'ha fatto quando era il momento, invece di adeguarsi e stare lì a controbattere quello che era il famoso referendum? Noi credo fondamentalmente, oppure ci è stato detto che noi stiamo facendo questa manovra perché vogliamo i voti per le famose europee. Io ricordo che i famosi 80 euro sono costati 10 miliardi, la riforma Fornero costerà se no 6 miliardi, la promessa padre non l'ho mai voluta fare, sono ospedali che si vanno a fare. Quindi queste sono tematiche importanti che noi stiamo portando avanti, e noi rispettiamo i patti con gli elettori. Abbiamo promesso che facevamo in qualche modo la cittadinanza e la riforma della legge pensioni, noi l'abbiamo fatta, la stiamo facendo, l'abbiamo fatta con questa finanziaria e
finalmente dal 1 gennaio le persone devono andare in pensione quando lo rendono opportuno per il loro stato fisico e mentale. Questa è la volontà che abbiamo espresso e su questo nessuno ci può dare conto tranne che i cittadini. Nella dimostrazione anche ciò che è successo oggi in Trentino, quando ancora per una volta abbiamo dimostrato che la gente è con noi e vuole stare con noi e vuole questo cambiamento. Quindi si devono adeguare queste organizzazioni datoriali, sindacali anche, a trovare soluzioni diverse. La gente vuole altro e vuole quello che noi stiamo facendo. Concludo con altre piccole azioni che stiamo mettendo in campo perché mi sento a casa e quindi ho voglia di raccontarle, perché sennò mi tengo sempre da me, oppure con Luigi e Luca che mi chiamano di notte o Giancarlo di prima mattina quando si sveglia, per non dire altro. Noi stiamo mettendo in campo in qualche modo anche una riforma che io ho lanciato ieri sera dell'INAIL. Guardate, c'è la possibilità, ogni anno l'INAIL ha un avanzo pari circa 1,6 miliardi. C'è la possibilità di fare un taglio, e questo parla alle aziende, di circa 600 milioni. Ma con questo taglio c'è anche la possibilità di riorganizzare tutta l'assistenza che in qualche modo oggi mette l'INAIL ferma 10 anni fa. E parlo del ricollocamento dei vari disabili, parlo alle spese in qualche modo di infortuni mortali. Pensate che le spese funerarie sono ferme a 2.500 euro, noi con questa riforma le porteremo finalmente a 10.000 euro, cioè questo è quello che noi vogliamo fare, quello che si può fare addirittura con gli stessi dati, quindi significa che si può fare qualcosa in Italia e la dimostrazione sono proprio queste azioni che noi stiamo mettendo insieme. Abbassiamo l'IRES per gli investimenti e per l'occupazione, praticamente l'imposta che riguarda i profitti delle varie aziende può essere abbassata dal 24 al 15% se questo è un investimento sull'azienda stessa o per l'occupazione o per gli stessi macchinari. Instauriamo per la prima volta il sistema flat tax, è vero, parte da IVA, ma è stata una scelta politica. Quando noi ci siamo messi al tavolo, abbiamo discusso, ha detto quali sono le due forme salienti che noi dobbiamo portare avanti oggi. Abbiamo scelto reddito e pensioni, ma nonostante tutto abbiamo voluto dare un input per far capire dove vogliamo andare e quello che sarà l'input per l'anno prossimo. L'anno prossimo metteremo la flat tax per tutti, anche per gli stessi lavoratori. Vi daremo un disegno nuovo a quello che sarà l'input, quindi il cammino è iniziato. Vi dirò, è stato abbastanza impervio, io non ho mai visto tecnici così duri, no? Perché in qualche modo ci raccontavano, mi hanno raccontato il disastro che noi mettiamo in IMSS con questa riforma. Se voi pensate che possa costare 600 miliardi in 10 anni. Però poi riflettevo tra di me, parlando anche con persone insomma, che forse poco tecnici ma tanto politici che finalmente servono oggi in Italia, e i famosi 10 miliardi l'anno per i famosi 80 euro, sono un terzo anno che vediamo, sono 30 miliardi, hanno reso lo stesso effetto che può rendere una riforma pensionistica? Ecco, su queste sono le basi per cui noi vogliamo ripartire e vogliamo rilanciare questo paese. Siamo convinti che per fortuna la politica è tornata ad avere un ruolo primario, i tecnici devono dare un supporto, ma ciò che è successo con la legge Fornero, che da un giorno all'altro ci sono stati 7 anni sulle spalle e le crisi che noi abbiamo avuto con gli esodati che siamo all'ottava, oggi mi è stata chiesta anche la nona, io domani sto in commissione a dover rispondere se posso dare sì o no la nona salvaguardia. Questo è il dramma che noi ci hanno creato e non vi aggiungo quello che voi sapete benissimo negli stati di crisi, quanti ammortizzatori abbiamo dovuto collocare a persone che in qualche modo invece potevano essere accompagnate a quello che era il loro destino, che era la pensione. Ecco, noi credo stiamo rilanciando questo paese, abbiamo bisogno di tutti i corpi intermedi, ma abbiamo bisogno di corpi intermedi come l'UGL che in qualche modo non mettono la demagogia davanti ma cercano il futuro del nostro paese. Grazie.